Dopo avervi raccontato film che hanno quasi rovinato una carriera, ci è sembrato doveroso raccontarvi anche l'altro lato della medaglia. Per questo oggi vi parleremo di 10 film che una carriera l'hanno invece salvata, risollevata dalle ceneri oppure consacrata una volta per tutte. Perché a volte basta il ruolo della vita o un film particolarmente azzeccato per accendere un fuoco difficile da domare o da riaccendere. E allora, lanciamoci alla scoperta delle 10 pellicole capaci di dare una svolta a vite intere. Eccole in rigoroso ordine cronologico. Istinto puro, carisma da vendere e talento sconfinato. Negli anni 50 l'arrivo di Marlon Brando sui grandi schermi fu una specie di meteorite. Un attore ribelle, diverso da tutto quello che si era visto prima di lui e come non ne avremmo più visti in futuro. Dopo un avvio di carriera esorbitante, grazie ai cult assoluti come Il selvaggio e Fronte del Porto, che gli valse anche l'Oscar, Brando comincia a collezionare una serie di flop che lo portano ad un lento ed inesorabile declino. Film sbagliati, sfortunati e incompresi lo portano ai margini di Hollywood. Poi, agli inizi degli anni 70, Francis Ford Coppola se ne infischia dei grandi dubbi della Paramount e decide di affidargli le redini del suo capolavoro. Per diventare Don Vito Corleone, Brando recita un provino mettendo del cotone in bocca per appesantire le guance. Il resto è storia. Una storia che ci ha regalato uno dei personaggi più iconici della storia del cinema e risollevato la carriera di un mito assoluto. I tempi della febbre del sabato sera e Grease erano ormai lontani. La vecchia gloria degli anni 70 era ormai un ricordo sbiadito. John Travolta sembrava vivere di rendita, ormai sprofondato nel dimenticatoio. Poi, nel 1994, Quentin Tarantino lo fa ballare ancora una volta dentro un cult assoluto. Il suo Vincent Vega è forse uno dei simboli più riconoscibili di Pulp Fiction, personaggio carismatico in cui Travolta ritorna ispirato. Il tocco di genio di Tarantino è tutto lì. Nella mitica scena di ballo con la Mia di Uma Thurman, che cita il passato glorioso di Travolta per restituirlo alla storia del cinema. Per tutti è sempre stata la bimba prodigio di E.T. E, come spesso capita ai bimbi prodigio, anche Drew Barrymore si è scottata con il successo prematuro. Ragazza problematica, la nostra ha tentato più volte il suicidio in adolescenza, salvo poi giocare con la sua stessa immagine di ragazzina maledetta dal fascino dark. Nel 1996 Wes Craven le regala una rinascita inaspettata con Scream, ed è curioso che non si tratti tanto di un film intero, ma di una sola scena cult che di fatto ha rilanciato Drew Barrymore e ha reso memorabile quella maledetta telefonata. Quante vite ha Mickey Rourke? Sicuramente più di quelle di un gatto. Passato dalla gloria alla rovina una marea di volte, Rourke è passato dall'essere un sex symbol degli anni 80 a seri problemi di droga che lo hanno relegato ai margini di Hollywood. Irriconoscibile dopo una serie di interventi chirurgici, Rourke rinasce letteralmente prima grazie a Sin City, in cui è assolutamente perfetto per incarnare la dolente sofferenza dell'imponente Marv, e poi viene definitivamente consacrato da quella perla di The Wrestler. Nel film di Aronofsky, Rourke è eccezionale, duro eppure fragile, inscalfibile nell'aspetto eppure commovente. Una grande prova che ci ha restituito un attore dimenticato un po' troppo in fretta. La rinascita per eccellenza, la resurrezione cinematografica per antonomasia. Un grande talento come Robert Downey Jr. sembrava ormai disperso in un buco nero fatto di dipendenze e riabilitazioni. Messo in disparte da Hollywood, che lo considerava una mina vagante, il buon Robert ha provato più volte a rimettersi in piedi, ma per riuscirci davvero ha avuto bisogno di un'armatura. Tra mille perplessità e dubbi, nel 2008 John Favreau gli mette in mano le chiavi di tutto il Marvel Cinematic Universe, all'epoca ancora una folle scommessa tutta da vincere. Molti dicono che la carriera di Robert Downey Jr. sia stata salvata da Iron Man, ma per noi è molto più vero il contrario. Anche un certo Sherlock Holmes ve lo potrà confermare. Tarantino non è soltanto un grande regista, ma un vero e proprio talent scout. Ce lo ricordiamo ogni volta che pensiamo a Christoph Waltz, attore letteralmente scovato dal nulla. Qui non parliamo di carriera in declino salvata da un film, ma di un grande attore di teatro a cui Tarantino ha regalato un grande salto nel vuoto.
Il regista di Knoxville ha avuto la lungimiranza di affidare a Wolves il ruolo più delicato di un film ambizioso come Bastardi senza gloria. Col suo indimenticabile Landa, Wolves ha dimostrato tutto il suo talento istrionico, dando vita a un personaggio terrificante fuori di testa, ma sempre credibile. Da quel fatidico film Hollywood ha scoperto un caratterista che non ha più smesso di lavorare su grandi palcoscenici. Sorriso smagliante, fisico sempre in bella vista e commedie non proprio esaltanti nel curriculum. Nei primi anni degli anni 2000 Matthew McConaughey era stato eletto il fidanzatino d'America, ma le sue doti attoriali erano ancora tutte da scoprire. Nonostante sia un film poco noto al grande pubblico, il vero film della svolta è The Lincoln Lawyer, dove il nostro Matthew comincia a cambiare espressioni e stile recitativo, incupendo il suo volto e regalando al suo personaggio una complessità non comune. Un legal thriller che sembra l'inizio di una rinascita e in effetti sarà così, perché dopo The Lincoln Lawyer, McConaughey ha messo a segno una serie di film e personaggi di grande spessore. Dal tormentato True Detective al doloroso Dallas Buyers Club, passando per l'intenso Interstellar e il folle The Wolf of Wall Street, il buon Matthew ha stupito tutti, togliendosi di dosso lo stereotipo del belloccio per rinascere grande attore. Da comprimario in sovrappeso a sex symbol di Hollywood, il passo è tutt'altro che breve. Chris Pratt è uno che di gavetta ne ha fatta tanta, arrivando persino a vivere da senza tetto tra le spiagge hawaiane o lavorare in un fast food. Poi, ecco una marea di ruoli minori che sfociano nel primo ruolo degno di nota, quello di Andy in Parks and Recreation. Cicciottello e simpaticone Pratt sembra ormai incastrato nello stereotipo del ragazzone medio americano e non viene ritenuto all'altezza di ruoli da protagonista, infatti fallisce i provini per Avatar e Star Trek. La svolta arriva ovviamente con Guardiani della Galassia. Pratt mette a tacere tutti, anche lo stesso Gunn che lo stuzzica dicendo «Ehi amico, hai mai visto un supereroe grasso?» Pratt risponde a tono con un «In questo film c'è un procione che parla, non vedo perché non ci possa essere un supereroe grasso». Poi però si mette sotto per davvero, addio hamburger, birre e formaggi e benvenuta tartassante palestra. In soli 6 mesi Pratt perde 27 kg e tira a lucido il suo corpo per diventare il leader sgangherato di una squadra di matti. È l'inizio di una vera e propria rinascita che trasforma Pratt in una stella lucente del firmamento hollywoodiano. Come si fa a non amare Keanu Reeves? Attore carismatico e persona sensibile fuori dal set, il nostro Keanu è senza dubbio un idolo delle folle, un'icona che mette tutti d'accordo. Sulla cresta dell'onda dai tempi di Point Break e Speed, il nostro trova in Matrix il ruolo della vita. Perfetto per impersonare prima il disorientamento e poi la presa di coscienza di Neo, Reeves ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema, con un film rivoluzionario come pochi. Peccato che dopo la fine della saga di Matrix, la sua carriera abbia cominciato a incrinarsi lentamente, passando da film incompresi come Constantine a deludenti flop come Ultimatum alla Terra. Il punto più basso? 47 Ronin, una di quelle cose che non riesce nemmeno a fare il giro e diventare bella per quanto è brutta. Poi, ecco la svolta. Reeves si fa crescere barba e capelli, si incazza come una bestia e comincia a menare come un fabbro. Partendo da uno spunto semplice ma perfetto, John Wick ci ha fatto fare il tifo per un assassino, mosso però da una giusta causa. Partito in sordina, il film diventa un franchise e impone il suo look nell'immaginario collettivo, visto che anche Cyberpunk 2077 e Matrix Resurrection vedono Reeves con il suo nuovo aspetto. E la rinascita è qui servita, signori? Per i più nostalgici, sarà sempre solo e soltanto l'unico Bruce Wayne della storia del cinema. Per tutti gli altri, è anche un grande attore che per troppo tempo è stato lontano dai nostri radar. Dopo il clamoroso successo dei Batman firmati Tim Burton, Michael Keaton era caduto nel più totale oblio, lontano dalle luci della ribalta. Poi, in arrito, decide di giocare con la sua carriera e raccontare il destino e la rinascita di un attore in quel grande film chiamato Birdman. Backstage e spettacolo, palco e vita. Birdman unisce verità e finzione e sfrutta Keaton per raccontare la carriera stessa di Keaton. D'altronde il cinema ha sempre avuto un ruolo determinante nella vita dell'attore che in realtà si chiama Michael Douglas e ha dovuto trovarsi un nome d'arte per motivi di omonimia con un collega leggermente famoso. E così Birdman
parla di eroi alati, di carriere da rilanciare, di attori depressi e della voglia di riscatto. Un'opera meta cinematografica che è stata quasi catartica per Keaton, che dopo quel film ha davvero spiccato il volo lavorando anche a Spotlight, The Founder ed entrando nel Marvel Cinematic Universe. Ovviamente sempre con le ali, sì. E voi? Siete d'accordo con questa classifica? Vi vengono in mente altre carriere risollevate grazie a un solo film? Ah, non abbiamo inserito Deadpool semplicemente perché pensiamo che la carriera di Ryan Reynolds non avesse bisogno di essere salvata visto che stava già lavorando tantissimo anche prima di quella piccola svolta. Fateci sapere la vostra nei commenti.